Con grande piacere che vi do il benvenuto a questo evento intitolato Letteratura Oggi, Passato, Presente, Futuro, le nuove scritture e il rapporto con la tradizione. Questo è il primo di una serie di eventi che ci accompagneranno nei prossimi mesi sotto il ciclo Letteratura Oggi. Ed è un privilegio poter inaugurare questo ciclo proprio dal luogo in cui mi trovo, la prestigiosa e storica libreria Rizzoli di Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Essa stessa Luogo d'incontro fra scritture classiche e contemporanee fra questi scaffali. E questo è proprio l'oggetto dell'incontro di oggi: il rapporto fra scritture classiche e contemporanee, e vogliamo anche cercare di capire se si intravedono nuovi trend nella letteratura contemporanea. Vogliamo farlo da diversi punti di vista: quello della critica e degli studi, ma anche quello di scrittrici e scrittori contemporanei, eh, tenendo presente anche il rapporto con le giovani generazioni. Alla fine di questo evento vi annuncio che avremo una sorpresa che abbiamo riservato a voi. Eh, non ve la svelo, ma vi dico solo che il modo migliore per concludere le nostre riflessioni sulla letteratura è proprio quello di dare voce alla letteratura. Non vi dico come, ma se rimarrete collegati fino alla fine lo scoprirete. Gli ospiti che ci accompagnano oggi sono ospiti illustri che ricoprono ruoli diversi, fanno attività diverse. E questo perché abbiamo voluto garantire una pluralità di sguardi sul tema di oggi. Abbiamo infatti due docenti universitari, Maria Serena Sapegno e eh, Roberto Antonelli. Eh, vi annuncio anche che sono autori di una nuova storia della letteratura che uscirà a gennaio per Rizzo Education e che abbiamo voluto intitolare proprio Letteratura oggi, perché abbiamo voluto mettere al centro della nostra letteratura il rapporto, il dialogo fra classici e contemporanei. Abbiamo poi alcune scrittrici, alcuni scrittori di massimo rilievo, Dacia Maraini, Enrico Brizzi, Mario Desiati, Paolo Cognetti, e scrittori e scrittrici che oltre a cimentarsi nella scrittura svolgono anche il ruolo di insegnante. Questo ci offre una prospettiva particolarmente interessante per noi, editore, e per voi. E infine abbiamo una scrittrice, Chiara Valerio che svolge anche il ruolo di editor della narrativa presso la casa editrice Marsiglio. Vorrei dare inizio a questo confronto interpellando subito Roberto Antonelli. Eh, Roberto, buonasera e benvenuto. Vado dritto al punto e vorrei chiederti, ma secondo te oggi ha ancora un significato il concetto di canone letterario? È uno strumento eh, che ci è utile solo per descrivere fenomeni letterari del passato? Oppure uno strumento critico che ci aiuta anche a interpretare la produzione letteraria contemporanea. E visto che ti sei appena cimentato insieme a Maria Serena Sapegno nella scrittura di un nuovo manuale di storia della letteratura, come ti sei posto nei confronti del canone letterario e nei confronti dell'insegnamento e della scuola? Ha ancora un valore il canone letterario? Il canone scolastico sin dall'antichità ha rappresentato il punto di riferimento per studenti, lettori e scrittori fino a diventare anche prescrittivo e soffocante e ad essere quindi rifiutato dal romanticismo in poi come criterio di giudizio ordinativo, ma ha anche risposto a grandi problemi sociali e culturali, per esempio dopo l'unità d'Italia quando il canone scolastico, comprensivo anche di autori allora contemporanei come Manzoni e Leopardi, contribuì in modo determinante all'unificazione socioculturale italiana. Oggi in prospettiva potrebbe divenire, come già avvenne in Italia, uno strumento importante per rafforzare sul piano ideale e culturale l'unità europea che per la verità si riconosce ormai in alcuni autori fondamentali comuni, da Dante a Petrarca, a Cervantes, a Shakespeare, a Tolstoi, a Dostoevsky, per citare solo alcuni autori indicati in un grande sondaggio che qualche anno fa promosse l'università La Sapienza. È invece ancora aperto il canone degli autori preferiti del, preferito dai, dai giovanissimi. Spesso influenzati dai media e soprattutto io credo è molto aperta l'identificazione condivisa di un canone del Novecento eh, contemporaneo. C'è naturalmente una grande differenza fra un canone storico e un canone contemporaneo. I canoni storici italiano ed europeo, per esempio, sono stabili, propongono valori su cui si è costituita una tradizione e in cui si è riconosciuta l'intera cultura occidentale. Nel caso del canone contemporaneo, per molti aspetti più importanti, siamo in una situazione diversa. La lista è soggetta a ripensamenti anche importanti e direi positivi, come nel caso delle scritture femminili che stanno ora stimolando anche nuove e notevoli riflessioni sul canone storico già consolidato. Nel caso del canone contemporaneo siamo sopraffatti dai libri, da recensioni e giornali specializzati e soprattutto dagli interessi delle grandi case editrici. Ma il passaparola fra i lettori a volte ha degli effetti sorprendenti anche per affermare altri valori. Il canone comunque esiste, a prescindere da chi lo forma. Non si può semplicemente rifiutare l'idea del canone, come per esempio taluni fanno in Francia. Dobbiamo invece imparare ad usarlo criticamente e positivamente, come strumento anche, direi, interattivo con gli studenti di selezione delle opere e di crescita formativa. Il problema ora è credo che sia chi fa il canone, chi lo gestisce e perché. Problema dunque certamente estetico, ma insieme forse soprattutto per così dire politico-culturale. Oggi il canone perciò può essere uno strumento critico di orientamento, ma è certamente più difficile che abbia una sua stabilità. È la scuola che ancora una volta può contribuire ad una formazione seria, aggiornata e aperta alla contemporaneità, all'Europa e al mondo. E credo in effetti che abbia già svolto una funzione positiva in tutti questi anni, anche con molte spinte al rinnovamento. Oggi naturalmente eh, interessa ancora... Eh, se qualcuno avesse una domanda del genere, parlare di canone nell'insegnamento. Il canone insegna infatti a selezionare e a distinguere l'ottimo dal buono o dal mediocre, ma soprattutto ciò che è vivo e ciò che non interessa più, ciò che è morto, puntando a risolvere la distanza che c'è fra cultura esterna alla scuola, veicolata dai media e dai social. E ciò che si insegna a scuola, può innanzitutto rispondere alla domanda fondamentale a mio avviso. Perché questi autori ci interessano e perché ci interessa la letteratura oggi? Nel mondo di oggi, così diverso da quello di Dante e Petrarca e i loro colleghi posteriori. Dunque, uno strumento potenzialmente direi ancora molto utile, anzi soprattutto oggi molto utile, ma anche una responsabilità per gli insegnanti molto rilevante, sia sul piano culturale e formativo, sia sul piano sociale. Credo perciò che chi scrive un manuale di letteratura, di storia della letteratura oggi, deve dar conto di una gerarchia di valori e delle loro ragioni e debba puntare quindi sui grandi autori, ma soprattutto deve spiegarne tutte le implicazioni ideali, storico-culturali e anche poetiche che possono interessare la nostra formazione e la nostra vita. Quindi non un peso morto retorico, ma uno strumento vivo che comunque esiste nelle scelte degli editori, della stampa specializzata e vorrei sottolineare nei gusti dei lettori. Rispettarlo dunque, ma anche criticarlo quando è necessario, ovvero usarlo per, per, per stimolare il senso critico degli studenti, metterne in luce gli aspetti caduchi e contraddittori e soprattutto quelli vivi, interagibili oggi. Insomma, perché i grandi autori, ovvero... La letteratura può ancora dire qualcosa ai giovani d'oggi, in un mondo in cui altri generi sono più praticati e perfino la tv sembra ormai obsoleta? I classici, diceva Calvino, una frase molto bella, credo, sono coloro che hanno attraversato il tempo e hanno ancora qualche cosa da insegnarci, qualcosa su di noi come ormai i grandi autori del canone del Novecento, come appunto Calvino o Levi. Credo però che un manuale di storia della letteratura per la letteratura del Novecento debba anche e forse soprattutto tentare di offrire una prospettiva critica che spieghi cosa significhi di diverso dal passato la modernità. E cosa qualifichi la grande letteratura contemporanea sia nel romanzo che nella poesia? Da questo punto di vista, penso che normalmente nelle storie letterarie per la scuola perduri una grande rimozione, una vera e propria rimozione, ovvero la mancanza di una chiave di lettura che rispetti, da una parte, tutte le posizioni e le articolazioni, ma che anche semplifichi e offra un'interpretazione potenzialmente unitaria, comprensibile e condivisa come ormai è ovvio eh, per i periodi passati. Una lettura che sottolinea un aspetto che ritengo fondamentale e che può spiegare efficacemente il percorso culturale e letterario dagli inizi del Novecento fino ad oggi. Spiego in due parole perché. Dal Novecento fino ad oggi noi, infatti, stiamo vivendo una grande e continua crisi, con sconvolgimenti sociali enormi e due guerre mondiali, e ora di nuovo una guerra europea ancora in corso, di tragiche proporzioni. La grande letteratura italiana ed europea ha tentato di rappresentare da oltre cento anni, nei modi più diversi e anche innovativi, proprio questa crisi. Questa è una chiave tanto più valida oggi. Ci potrebbe unire tutti anche nell'interpretazione dei testi e del canone e quindi dal punto di vista di una storia letteraria per la scuola del Novecento che potesse porre gli autori contemporanei in una prospettiva come quella del passato. Credo che vi sia un fatto fondamentale da tenere presente al riguardo. Il fatto che dall'Ottocento, con la rivoluzione industriale e con lo sviluppo delle grandi metropoli, le grandi masse sono entrate in quella che veniva considerata la cittadella del potere culturale, delle elite. Sono entrati con i loro gusti e le loro esigenze e di conseguenza sono entrati in crisi tutti i riferimenti tematici e formali più tradizionali, quelli che hanno strutturato il passato. Coloro che sono stati riconosciuti come i più grandi autori del Novecento, da Proust a Joyce, a Pound, da Elliott a Virginia Woolf, e anche ai nostri grandi Ungaretti, Pirandello, Montale, Gadda, Levi, Morante, Calvivo. Calvino, fino a Pasolini, solo per citarne alcuni, hanno tutti affrontato, se guardiamo bene, il problema della crisi, come crisi esistenziale radicale delle donne e degli uomini moderni, e hanno proposto risposte sul piano formale, strutturale e tematico. La grande letteratura è rivolta, perciò, in tutto il Novecento ad un pubblico che non è più esclusivamente quello di elite, ma è costituito da lettori che guidano gli autori stessi, gli scrittori, con i loro interessi, le loro angosce e, le loro, e i loro desideri. Questo è un aspetto che Carvino ha enunciato esplicitamente sia dal punto di vista critico che nella sua opera creativa. Sono i lettori che hanno decretato anche la fine dei generi tradizionali, se vogliamo usare ancora questa parola, e la loro gerarchia. Anche la poesia e il romanzo, nelle loro strutture, nei loro temi, nel loro canone, insomma, sono profondamente cambiati. In Italia pensiamo di nuovo ai, no ai nostri soliti, quelli del nostro ormai assodato canone, a Ungaretti, Montale, Gadda, Calvino. Ma anche a tanti altri che ormai io credo facciano parte di questo canone, Levi, Sciascia o Pasolini, o all'importanza che ha assunto un genere considerato fino a poco tempo fa di serie B, come il giallo. Ma nel giallo si sono provati di fatto sia Gadda che Sciascia. E pensiamo anche alla strentissima relazione che si è stabilita fra letteratura e cinema. Il che ha avuto una fortissima influenza anche sul canone. Ecco, insomma, seguire il filo delle risposte alla crisi, una crisi che noi, lo sappiamo, stiamo affrontando e attraversando in questi momenti difficili per l'Italia e per l'Europa, risposte sia positive che negative, rende il percorso storiografico molto più comprensibile. Io credo tutto il percorso storiografico del Novecento, sia sul piano formale che storico-culturale. Eh, ed è più comprensibile perché è più vicino a noi eh, che stiamo attraversando questa crisi, sia a scuola sia fuori della scuola. Grazie Roberto. Quindi il canone è necessariamente dinamico, può essere migliorato, può essere orientato e la scuola in questo ha un ruolo importante. Mi offri subito lo spunto per rivolgere una domanda a Maria Serena Sapegno. Maria Serena, anche tu ti sei appena cimentata insieme a Roberto nella scrittura di un nuovo manuale di letteratura e quindi faccio anche a te la stessa domanda. Come ti sei posta di fronte al canone letterario? Ma te lo chiedo con una curvatura particolare, siccome tu hai fatto molti studi, molte ricerche sul tema della relazione fra le donne e la letteratura chiedo eh, come occorre, in che termini occorre ridefinire per le giovani generazioni la presenza o meglio l'assenza talvolta delle donne dalla storia della letteratura e la scuola che ruolo può giocare in questo eh, buonasera a tutte e a tutti e grazie io dovrei parlare di, del, della letteratura delle donne o meglio della lettura, letteratura e le donne eh, che è un, un intreccio interessante e che ci, si può vedere da diversi punti di vista. Esiste un rapporto tra la letteratura e le donne? Beh, eh, questo se noi guardiamo la storia letteraria, le nostre storie letterarie certo non ce lo raccontano, o meglio, ce lo raccontano soltanto nel modo in cui eh, le donne sono l'oggetto della suddetta letteratura. E infatti, nel tempo la letteratura ha fornito un'immagine delle donne, ma soprattutto un modello per le donne. E ciò che è interessante è che questo modello è quasi esclusivamente fornito, costruito, organizzato dagli uomini. E questo è il primo punto. Ma poi eh, ci sono anche le tante donne che dal Medioevo alla modernità, e in particolar modo in Italia, hanno scritto, ma per l'appunto non sono registrate da quel canone di cui si parlava di Anzi. E quindi, in che senso il canone ha contribuito a fissare un certo rapporto tra la letteratura e le donne? Un rapporto quindi che innanzitutto le vede passive e assenti dalla. Dall'attività, invece, dalla scrittura. Quindi si può arrivare in questo modo. A uh, riflettere sul, sul tema che è stato molto dibattuto nei decenni recenti, che è un tema molto complesso e che non è facilmente semplificabile: non deve essere facilmente semplificabile, che è quello della cosiddetta écriture féminine, come l'hanno chiamata hanno chiamato alcune autrici francesi che in particolare si sono concentrate sul tema, e cioè esiste una scrittura femminile? Beh, si può dire, eh, per esempio, che storicamente le donne hanno eh, scelto, nella misura molto ridotta in cui potevano scegliere, hanno scelto in particolare alcuni generi. Per esempio, la scrittura delle mistiche, la scrittura diaristica, le lettere, in generale la scrittura privata e quella autobiografica e la poesia. Qui abbiamo detto fino alla modernità, eh? poi le cose cambiano un po'. Ecco, in questo elenco di generi o di sottogeneri che ho appena fatto, si può dire che con l'eccezione della poesia, che sicuramente nella tradizione italiana è sovrana nel canone, gli altri siano generi assai bassi nel canone dominante. Non sono generi per lunghi secoli considerati veramente letteratura. Con la modernità e in particolare con l'esplosione del romanzo, eh, invece la letteratura ha visto un ruolo centrale delle donne, anche come autrici, e lo svilupparsi di sottogeneri, come per esempio il gotico, il romanzo epistolare, il romanzo sentimentale, quello psicologico, nei quali le donne si sono impegnate molto e con molto successo. E però c'è un'altra faccia di questo stesso problema, e cioè che questo impegnarsi in particolare in alcuni settori ha prodotto una sorta di ghetto femminile. Un ghetto di letteratura per le donne, e cioè di secondo piano, di secondo livello, sul quale si è puntata l'attenzione critica di diverse intellettuali femministe, in particolare naturalmente nel Novecento. La prima a farlo in modo assai interessante è Sibilla Leramo. La seconda, molto più conosciuta da tutte noi, è naturalmente Virginia Woolf. Se vediamo cosa ha pensato Sibilla su questo tema della scrittura delle donne, notiamo subito che lei ha espresso opinioni di grandissima originalità. Scriveva Sibilla, la donna che è diversa dall'uomo, in arte lo copia e ha considerato questo un elemento assai grave, una sorta di tradimento delle donne verso se stesse e ha affermato quindi l'assoluta necessità che le donne invece trovassero la loro voce, originale e indipendente da quella degli uomini. E per questo, nella sua scrittura critica, che è molta e anche molto interessante, ha dedicato molta attenzione proprio alla scrittura delle donne. Invece, Virginia Woolf, da questo punto di vista, è certo la scrittrice, la critica più conosciuta in assoluto, perché lei ha messo a fuoco il tema. In modo ancora più organizzato, sottolineando la necessità di una tradizione al femminile, noi potremmo dire di un canone femminile, perché per l'appunto eh, osservava Virginia che noi come donne guardiamo eh, alla letteratura attraverso gli occhi delle nostre madri, guardiamo al mondo attraverso le scritture delle nostre madri. E quindi in questo senso abbiamo bisogno di una tradizione al femminile per non essere ridotte puramente a quello scimmiottamento della scrittura maschile che anche per Sibilla rappresentava un tradimento di se stesse. Quindi si tratta per entrambe, in modo diverso, di trovare una voce originale che esprima la specificità della storia e dell'esperienza di vita delle donne in modo non subalterno e nemmeno rivendicativo quindi un'espressione di forza di una forza autorevole e della ricchezza di un'esperienza specifica fattori questi presenti a mio parere nella scrittura per esempio di Elena Ferrante che è, considero del tutto privo di fondamento quel dibattito che eh, vorrebbe farne un uomo. Chiunque l'abbia letta e abbia un po' di esperienza sa che non può essere che una donna a scrivere quel testo, quei testi. E quindi, considerate tutte queste osservazioni, se noi pensiamo a quello che accade poi in pratica, nella scuola, nel modo in cui alle giovani generazioni viene segnalata o meglio viene non segnalata la presenza delle donne nella storia letteraria, io penso che sia assolutamente impossibile continuare a far finta di niente. Accettare quindi che la storia della nostra cultura venga presentata come fatta solo dagli uomini. E quindi che si può fare? Beh, a mio parere bisogna prima di tutto richiamare l'attenzione su quali fossero le condizioni reali di vita delle donne. Che spesso le hanno escluse dalla possibilità di avere un'educazione. E questo è una parte del messaggio che deve spiegare. Ma dall'altra bisogna far osservare anche la cancellazione sistematica del loro contributo, anche nei casi in cui le donne avevano raggiunto una decisa notorietà, e gli esempi sono molteplici. Poi bisogna far osservare che le donne per motivi morali, cioè per evitare la condanna sociale, si nascondevano frequentemente dietro pseudonimi maschili, perché non era morale per una donna gettarsi nel lagone letterario. Le donne devono restare al loro posto. Poi bisogna far osservare che ciò che scrivevano veniva considerato regolarmente di serie B e quindi relegato all'esclusiva lettura delle donne. D'altra parte, ancora oggi, secondo i numeri che ci fornisce l'Associazione Italiana degli Editori, nonostante le moltissime scritture di donne, è provato che gli uomini leggono prevalentemente gli uomini, mentre le donne leggono sia le donne che gli uomini. E questo è ancora radicato nel profondo pregiudizio che la grandissima maggioranza degli uomini. Eh, Conserva verso le scritture delle donne ed è un pregiudizio che la scuola mh, motiva e conferma. E per concludere, direi che manca ancora un pezzetto di quello che è il compito della scuola rispetto a queste tematiche, perché eh, non basta eh, cercare di eh, leggere la nostra storia letteraria arricchendola di altri contributi, bisogna anche costruire uno sguardo critico e quindi leggere anche gli scritti degli uomini non come neutri e universali, così come ci vengono spacciati da sempre, ma come invece il frutto di un punto di vista limitato, che è appunto quello maschile, e saperlo leggere e decrittare come tale ci aiuta anche a capire che noi stiamo assorbendo, senza neanche rendercene troppo conto, un punto di vista sul mondo, sulle relazioni, sui sentimenti, che è un punto di vista assolutamente parziale. E questo ci permette di sviluppare non solo uno sguardo critico, ma anche una creatività. Di soggetti diversi che eh, è assolutamente indispensabile se vogliamo uscire da questo angolo in cui siamo finiti. Grazie Maria Serena. Sorprende un po' eh, apprendere che eh, tutt'oggi gli uomini tendono a leggere scrittori uomini mentre le donne leggono sia scrittori che scrittrici. Ecco, io vorrei continuare su questo tema dando la parola alla grande scrittrice Dacia Maraini. Peraltro siamo in una libreria, quindi io approfitto anche per prendere da questo scaffale il suo ultimo libro, caro Pierpaolo. Eh, innanzitutto ringrazio Dacia Maraini perché ci onora con la sua presenza. È un grande pri privilegio averla qui con noi. E vorrei chiedere a Dacia Maraini, che a sua volta ha dedicato eh, molto spazio e molto tempo alle donne, sia all'interno delle sue opere sia nei suoi interventi pubblici di intellettuale, si sono riequilibrati i pesi oggi fra scrittori e scrittrici? E per quale motivo le donne sono state tanto trascurate nel canone letterario tradizionale? Eccomi, mi fa piacere parlarvi, mi fa piacere soprattutto che si parli di scrittrici perché è un, un silenzio che dura da secoli, non è soltanto oggi, eh, anzi oggi eh, si parla abbastanza di scrittrici ma ricordiamoci che c'è stato il 68, c'è stato il movimento delle donne. Perché c'è tanta poca presenza femminile nel mondo letterario? Ma perché è, un, è, è una cultura patriarcale la nostra, in cui le donne sono state escluse dagli studi superiori, sono state escluse in generale dall'apprendimento della lingua, dalla partecipazione alla vita eh, artistica. Ma questo da, dal tempo dei greci è così, purtroppo è così. Direi che per quanto riguarda l'Europa e l'Italia soprattutto, noi abbiamo una grande tradizione di donne mistiche che hanno scritto, perché per le donne che non erano nel convento eh, la scrittura era proibita, si, si, sposava a 13 anni, cioè si veniva sposate a 13 anni e eh, si faceva un figlio all'anno, quindi una donna poi era, non studiava, quindi era molto difficile per una donna partecipare, scrivere, leggere, dire la sua, no? Poi e dei luoghi sacri, ricordiamoci, i luoghi sacri, cioè la religione, la Chiesa. La Chiesa non ha mai tenuto in considerazione il pensiero femminile, insomma, e neanche la rappresentanza femminile, che è una cosa molto importante. E poi ricordiamo appunto tutto il sistema educativo che era basato sul principio maschile, perfino la grammatica. Nella grammatica l'uomo rappresenta l'universale e la donna è particolare. C'è proprio una gerarchia precisa, però, appunto, l'unico luogo, paradossalmente, dove le donne potevano leggere e scrivere era il convento. Infatti, noi abbiamo una letteratura molto interessante, molto anche colta, sapiente nelle università, eh, nelle, scusate, non nelle università, nei conventi, nei conventi. E ancora molte di queste scritte non sono state rivelate scoperte pubblicate sono lì qualche studioso le va a vedere per fortuna non le hanno distrutte ma sono ancora parte dell'oblio della cultura letteraria poi se c'è una linea di tendenza ma io penso che oggi finalmente le donne come ha detto Virginia Woolf che ha detto finché le donne non parteciperanno in massa agli studi superiori non potranno scrivere Adesso questo accesso è stato acquisito e quindi le donne scrivono e de devo dire che nel mercato le donne eh, hanno uno spazio importante, oggi sono moltissime donne che scrivono anche perché nel mercato le donne leggono più degli uomini. Però mh, quando si passa dal mercato ai luoghi Diciamo dove si stabiliscono i valori, dove si stabiliscono i modelli per le prossime generazioni, e anche le antologie, oppure le antologie per le scuole, oppure i grandi panorami del Novecento, lì le donne diventano una minoranza assoluta, veramente una su cento. Quindi vuol dire che la discriminazione ancora esiste, ma le donne hanno sempre scritto. Infatti ogni tanto si va e si comincia a cercare e si trovano delle scrittrici molto importanti e non so, ci sono scrittrici che sono state monache, sono state eh, Beghine, per esempio la Porete che è una importantissima scrittrice, Margherita Porete, che è stata bruciata viva. Perché semplicemente ha scritto qualche cosa che, non, non, che non, si, non si poteva accettare da parte delle donne che facessero una discussione sulle questioni di principio della fede o della religione. Non che lei fosse laica, non per carità, ma aveva una visione forse un po' più riformista. Della, della religione. Poi abbiamo alcune mistiche straordinarie, come Santa Caterina, come eh, Santa Chiara, e poi altre mistiche italiane che hanno scritto delle cose molto belle. Oggi abbiamo molte scrittrici, bravissime, ci sono secondo me ancora scrittrici eh, dimenticate. Eh, come, non so, della, della mia generazione o di poco prima, come Goliarda Sapienza, Fausta Cialente, una grandissima scrittrice straordinaria eh, che ha vissuto in Egitto, ha scritto alcuni libri eh, che si svolgono in Egitto, poi eh, Lara Mondino, per esempio, Rosetta Loi, eh, che sono scrittrici mh, un po' dimenticate, anche se. Quando hanno pubblicato i loro libri erano eh, di grande successo. Quindi questo è il punto: c'è proprio una, una specie di oblio, eh, un oblio dopo la morte delle scrittrici, come se non valesse la pena di, di, eh, di, farle, di tenerle per le prossime generazioni. Questa è, questa è la forma di discriminazione. Che ancora funziona, purtroppo ancora funziona ed è semplicemente dovuta a appunto, una tradizione patriarcale. Insomma, ricordiamoci che le donne sono state considerate addirittura pericolose. Le donne che leggevano, le donne, questo l'hanno detto i padri della Chiesa tante volte: le donne non devono leggere, non devono eh, capire, non devono studiare perché sono pericolose. D'altronde, ricordiamoci che tutto questo ha origine con il, la Bibbia in cui Eva mangia la mela della sapienza e viene per questo cacciata dal paradiso e viene colpevolizzata dalla Chiesa per aver mangiato la mela della sapienza. Quindi, eh, insomma, uscire dalle tradizioni è molto difficile e ci vuole molto tempo. Quindi noi siamo in un processo di... Eh, miglioramento certamente di presa di posizione di consapevolezza e di maggiore libertà per le donne però diciamo che ancora non è compiuta questo eh, questo patto di semplicemente di uguaglianza cioè non è che voglio cancellare gli uomini che scrivono io ho una passione per i grandi scrittori vado a vedere le loro case ma Direi che accanto ai padri ci devono essere anche le madri, e quindi accanto ai grandi scrittori anche le grandi scrittrici. Tutto qui è la mia posizione. E vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto con moltissima simpatia e molto affetto, eh, Dacia Maraini. Un grande grazie a Dacia Maraini, che anche noi salutiamo con grandissimo affetto e grandissima stima. Quindi è difficile uscire dalla tradizione, ci vuole tempo, e le donne presto vengono avvolte ancora dall'oblio. Io vorrei dare la parola a un'altra scrittrice, ma voglio farlo leggendo l'incipit del suo ultimo romanzo che per ora non vi svelo. La femmina è una brocca. Chi la rompe se la piglia, così dice mia madre. Io ero più felice se nascevo maschio, come Cosimino ma quando mi fecero, nessuno si curò del mio parere. Dentro la pancia, noi due stavamo insieme ed eravamo uguali, però poi siamo venuti diversi, io con la camicina rosa e lui celeste, io con la bambola di pezza e lui con la spada di legno, io con la vestina a fiori e lui con le braghette a righe, e poco più sotto. Mia madre, tra noi due, preferisce Cosimino, perché lui è chiaro di pelle e di capelli, come mio padre, e io invece sono nera come il corvo. Non è una brocca, lui non si rompe e se si rompe si rimette insieme. Questo è l'incipit dell'ultimo romanzo eh, di Viola Ardone, Oliva Denaro. È una storia di una ragazza che nasce in un'epoca in cui essere donne è una condanna e lotta per la sua libertà. Viola Ardone è una scrittrice, ma è anche un insegnante, e questo mi spinge a affrontare. Un altro tema che sta molto a cuore a noi come editore di scolastica e a voi come insegnanti, cioè come fare a coinvolgere le classi nello studio della letteratura, come trovare quel linguaggio per fare scattare la motivazione. Ecco, io vorrei approfittare, Viola, della tua presenza per chiederti quali sono le strategie didattiche che metti in campo quando insegni letteratura alle tue classi. Eh sì, grazie Alessandra per questa domanda e buongiorno a tutte le colleghe e colleghi che ci stanno seguendo. E allora, insegnare la letteratura è la cosa più bella del mondo, però a volte diventa la cosa più complicata del mondo. Perché spesso i ragazzi hanno un'idea molto polverosa della letteratura italiana, l'associano alle pagine del manuale. Da preparare in vista dell'interrogazione, in vista della verifica, e molto spesso quelle conoscenze poi vanno via così poco tempo dopo che le abbiano acquisite, non rimangono, cioè non viene fuori la bellezza, la profondità. Uh, il fascino di alcuni testi, di alcune situazioni narrative, un po' c'è, è vero, la complessità del linguaggio, cioè il fatto che insomma, per, per gran parte, per i primi secoli, la letteratura italiana sia una letteratura in versi e, e la prosa arriva molto dopo. E quindi, già questo è qualcosa che forse mette un po' a disagio perché i ragazzi scrivono spesso poesia ma la leggono pochissimo. E, e poi insomma è un po' anche l'ottica performativa della manualistica attualmente in uso, eh, che chiede, fa leggere un testo e in cambio chiede due pagine di esercizi, crocette, analisi, eh, operazioni, vivisezione del testo. E allora probabilmente eh, una cosa che potrebbe avvicinare i ragazzi e io spesso uso questa strategia è proporre il testo in lettura ai ragazzi, proporre una serie di testi, di, di, di poesie, di prose, di un autore, un modulo sull'autore, su Pascoli, 10 poesie, e far venire fuori in maniera anche molto ingenua, ma viscerale, quelle che sono le loro impressioni e loro ti sapranno dire che ci sono dei fili rossi, che ci sono delle immagini che ritornano, che ci sono delle sonorità che loro riescono a riconoscere e però... Sono delle immagini, delle continuità o discontinuità del testo, delle sonorità che riescono a percepire loro, quindi diventano loro gli studiosi, quelli che vanno alla ricerca, a indagare i testi e probabilmente in questo modo li sentono, li sentono propri. Dopodiché, certo, si passa anche all'indagine più minuziosa che è quella proposta dal manuale, si passa un po' al taglio critico, chiaramente, come sono stati recepiti questi testi. Nella critica, come sono stati accolti, quali sono le loro caratteristiche specifiche dal punto di vista lessicale, dal punto di vista dello stile, però probabilmente andrebbe un po' invertita questa, no? questa dimensione dell'apprendimento. Partire dai testi, l'incontro con l'autore, con l'autrice, questo secondo me è fondamentale perché, perché quando entriamo in libreria. E ci avviciniamo allo scaffale, sfogliamo un libro, leggiamo un po' la quarta di copertina, vediamo la copertina che magari ci affascina, ed ecco che nasce un rapporto personale con quell'autrice, con quell'autore, con quel testo che si può concludere una, in un innamoramento letterario oppure in una, una freddezza, in un mancato apprezzamento. E, e questo, questo imprinting nella lettura. Probabilmente viene spesso a mancare, viene a mancare anche per la tempistica molto stringata, per le esigenze del programma, soprattutto nel triennio. Eh, L'esigenza di portare a termine il programma e di arrivare al 900 è un po' un freno inibitorio che spesso ci fa eh, affrettare un po', il, il manuale serve a questo, a dare un po' un purì, una visione generale di tutto il processo, e però in quella visione generale spesso si perdono dei pezzi importanti, il pezzo del piacere della lettura, il pezzo del piacere dell'immedesimazione, della scoperta. E boh, non se ne esce, non lo so, è un po' una, un letto di proposte, però probabilmente quello che si può fare è rinunciare anche a qualcosa, fare delle scelte, eh, investire di più magari su alcuni. Uh, aspetti su alcuni, alcuni autori um, dare più, più testi più letture una cosa che faccio mh, quando ho le classi del biennio quindi ho più tempo è, è questa cioè mi ritaglio un'ora a settimana del monteore eh, che è tanto però non è tempo perduto per fare un laboratorio di lettura in classe uh, su un libro del Novecento, un classico del Novecento, letto per intero in classe tutti assieme a libri aperti, cartaceo preferibilmente, ognuno con la sua copia. E in quell'ora si legge ad alta voce, ci si passa la parola nella lettura, si commenta, basta. Eh, non ho mai chiesto mh, noti a margine, mh, schede di lettura, analisi del testo, eh, però. Uh, quello che ho privilegiato durante questo spazio libero di lettura uh, è l'incontro con tutta l'opera, perché, insomma, un'altra un problematica uh, del dell'incontro con la letteratura è di avere sempre a che fare con. Una piccola parte, una fettina del racconto, una fettina del romanzo, una fettina della raccolta poetica, eh, una fettina necessariamente eh, del poema epico, e ripeto, è impossibile leggere o far leggere tutto, però provare a fare dei focus, provare a far leggere qualcosa non per intero ma per larga parte. Può essere, essere un'idea per creare un incontro più vero, più profondo e soprattutto direi più duraturo, qualcosa che, insomma, alla verifica successiva non si è già volato via. <ride> vi ringrazio per, per l'attenzione e vi, vi saluto tutti. Grazie. Grazie Viola, ci hai offerto degli spunti che credo saranno molto interessanti per il nostro pubblico. In particolare mi ha colpito il tuo riferimento al laboratorio di lettura in classe, perché questo mi riaccende un ricordo, mh, direi ancora vivissimo, del mio professore di liceo che il sabato mattina si ritagliava sempre un momento per leggerci i promessi sposi e a quel punto si sospendeva lo spazio, si sospendeva il tempo, ci portava veramente da un'altra parte e in questo modo ci ha trasmesso il suo amore per il Manzoni. Questa è una strategia didattica che con me ha funzionato benissimo. Ma ce ne sono tante e io vorrei continuare a eh, sondare questo campo insieme a Marco Balzano. Marco Balzano è un poeta e un narratore eh, pluripremiato in Italia e all'estero, ma è anche un insegnante. Quindi, Marco, chiedo anche a te quali sono le strategie che usi per insegnare letteratura? È possibile, per esempio, partire da un autore contemporaneo e fare il percorso all'indietro e metterlo in relazione eh, con un classico? Oppure è più opportuno partire da un tema contemporaneo? Buonasera Alessandra, buonasera a tutti. Mm, la questione ce la portiamo dietro da sempre e senz'altro non è una questione che riguarda solo i giovani di oggi, quindi ci teniamo alla larga. Da, da qualsiasi retorica ma avrà riguardato anche, anche quelli di ieri uh, le strategie sicuramente ci sono e la vera questione però che va premessa per onestà intellettuale anche per onestà didattica evidentemente è che non esistono strade eh, diciamo così già battute o ricette preconfezionate perché tutti noi, eh, qui gli amici con cui stiamo parlando meglio di me, sanno che eh, eh, tutto cambia ogni volta a seconda della platea e della classe a cui mi rivolgo, trattandosi come lavoro di entrare in 25 a volte di più eh, teste, sensibilità intelligenze. Um, avvicinare i giovani alla letteratura. È possibile e, ed è un dato di fatto che ciò, che ciò accade. La questione principale di rimente è capire come. Innanzitutto non bisogna necessariamente incaponirsi sul fatto che bisogna trovare eh, degli espedienti se, o delle mediazioni, altrimenti i ragazzi non arrivano. Esistono degli autori, non bisogna avere timore a dirlo molto più masticabili di altri, un conto è avere a che fare con leopardi e pascoli, anche solo linguisticamente, un conto è avere a che fare con, con Machiavelli o con uh, i poeti dell'epoca dell barocca. Um, allora, um, si può proporre un, un autore di oggi cercando di ripercorrere la strada all'indietro? Anche questo è vero che, che a volte funziona. È che io, se eh, faccio leggere un romanzo politico impegnato che affresca un preciso periodo durante il neorealismo, ne abbiamo avuti molti, poi posso entrare in un'ottica che mi permette di compensare, in una certa misura, accorciare la distanza temporale che mi lega a quell'autore più lontano. Certo evidentemente in quel caso dovrò lavorare molto di più sul fatto che mh, lo scrittore necessariamente come lavoro è, un, è una persona particolarmente radicata nel proprio presente, non si può essere degli scrittori che stanno in un altro tempo, però è anche vero ed è altrettanto vero anzi che si scrive del proprio tempo per cercare di parlare a più epoche per cercare di, di rendere i nostri discorsi e le nostre storie capaci di oltrepassare le epoche. Questa è l'ambizione che ciascuno di noi coltiva quando narra una storia, no? cioè di affrescare un tempo senza rimanere prigioniero di quel tempo stesso. Quindi, mm. senz'altro, sì, percorrere la strada all'indietro a volte è fattibile. Credo che stia a noi valutare caso per caso quando le particolarità storiche intervengono in una maniera così significativa da creare delle dinamiche che non possono essere trasposte in un altro periodo, magari particolarmente lontano da noi. Quello che forse eh, può rivelarsi più interessante è, è quello, mh, diciamo così, è eh, la possibilità di mettere subito sul piatto le questioni che ancora oggi ci fanno interrogare quell'opera. Se si tratta di letteratura si tratta di classici e se si tratta di classici si tratta di opere e di autori su cui noi sentiamo la necessità continua di tornare. Pensate alle traduzioni, no? si continuano a ritradurre perché anche una traduzione è figlia del suo tempo e della sua lingua. Su cui noi continuiamo a tornare perché la nostra memoria, che non è mai qualcosa di pacificato, che non c'entra nulla con i ricordi, che non c'entra nulla con il semplice generalissimo passato, è una sorta di ferita aperta e nello stesso tempo, per usare un'ulteriore un immagine, di miniera a cui attingere per, eh, come dire, per, per, per fare luce. Meglio e ancora su qualcosa con cui non abbiamo risolto evidentemente i nostri conti. E quindi, se un romanzo parla, dicevamo, di guerra, no? in fondo è un tema che stiamo, che stiamo vivendo, eh, anche, se in in, anche se in maniera indiretta e poi non così troppo indiretta. Io. Mm, mm, sono, sono dell'idea che mettere, mettere giù e condividere e partire da una lezione partecipata su che cos'è la guerra e quanti modi è possibile raccontarla e avvicinarsi e mettere insieme le, le, le conoscenze narrative, storiche, artistiche che ciascun ragazzo e ciascun insegnante evidentemente avrà accumulato nel tempo. Beh, questo sì che può facilitare. Eh, la, la penetrazione della pagina, senz'altro. Eh, in fondo le storie che noi ci raccontiamo sono più o meno sempre le stesse. No? Il più grande e importante romanzo della nostra letteratura non racconta una storia particolarmente originale, racconta di due che si vogliono sposare. Quello che conta è ciò che sta attorno, sono le questioni che ruotano a questi, a questi due ragazzi e il mondo di personaggi. Eh, che rappresentano um, delle, delle, dei piani sociali e delle relazioni che intrattengono delle relazioni con gli altri che, che, che implicano eh, dei ruoli di potere e delle declinazioni del potere, della politica e della fede molto varie. Quindi, sì, il tema è ciò che conta più della trama. E la seconda cosa che conta, forse, per concludere, queste sommarie osservazioni da condividere tutti insieme, è la lingua, sapere che ogni, ogni storia è figlia di una propria lingua. Il tema prescinde da tutto questo. Una volta che è lo chiaro, poi posso addentrarmi e cercare di capire qual è il merito della questione, qual era l'urgenza che stava dietro alla necessità di scrivere che ha animato quello. Quell'autore, lontano, vicino nel tempo che sia, e perché l'ha raccontata proprio così, visto che le storie, appunto, un po' si assomigliano tutte, nel romanticismo si dicevano, parlano tutte di amore e morte, è un po' la vera differenza eh, che, che intercorre tra una storia e l'altra, non la fa tanto la trama quanto la voce. Grazie, Marco. Quindi la buona notizia è che è possibile coinvolgere ragazzi e ragazzi nello studio della letteratura. Tu ci suggerisci per esempio di scegliere un tema come quello della guerra che purtroppo ci accompagna sempre nella vita e nella letteratura, ma la differenza, come dici tu, non la fa la trama, la fa la voce. Quindi le storie si ripetono nel tempo, ma si ripetono nel tempo anche i generi letterari? Ecco, io vorrei affrontare il tema del genere letterario, anche del rapporto tra linguaggio genere e canone letterario e vorrei farlo con Enrico Brizzi. Enrico Brizzi è stato autore nel suo esordio di Jack Frusciante, uscito dal gruppo, e la critica ha parlato proprio in occasione di questo esordio di una letteratura pulp o generazionale. Ecco Enrico, io con te vorrei capire, ha ancora senso parlare di generi letterari? I generi letterari influenzano le scelte di scrittura di voi scrittori contemporanei? Buonasera Alessandra e buonasera a tutti. Per quanto riguarda il mio debutto nel mondo della narrativa, è avvenuto quando ero sulla soglia dei vent'anni, parliamo ormai di 28 anni fa, quindi è qualcosa che il lavoro letterario occupa ben più di metà della mia vita ormai. E quello che è successo è geograficamente scindibile in due. Situazioni che sono anche due aree concettuali diverse. La prima è stata l'inizio del lavoro giornalistico e per un mensile che oggi per i parametri merceologici del settore sarebbe chiamato un maschile evoluto, si chiamava King, era edito dalla Nuova Eri, quindi la casa editrice della RAI. King aveva indetto un concorso chiamato My Generation dove tutti i lettori di qualunque età fossero erano invitati a scrivere un racconto circa la propria generazione. Cosa che oggi sarebbe, ahimè, lo dico soprattutto dal punto di vista eh, dei più giovani, cosa che oggi sarebbe impossibile. Eh, o molto, molto più rara rispetto agli anni 90. Eh, in seguito alla scelta dei racconti vincitori, tra cui il mio, eh, ci fu la pubblicazione di questi racconti in antologia e, cosa eccezionale, due partecipanti, io e un altro ragazzo, i due vincitori più giovani in sostanza, ottenemmo la possibilità di entrare a lavorare al giornale. E questo, io sono cresciuto a Bologna, faceva sì che si accendesse una stella per me, eh, collocata a Milano, e eh, fu l'inizio del lavoro di riunioni di redazione, imparare a rispettare una una traccia imparare a essere puntuale nelle consegne e il confronto con giornalisti di varia estrazione da quelli che si occupavano di spettacolo all'intellettuale organico ormai anziano e l'altro fuoco, l'altra stella eh, che seguivo si collocava la, in direzione geografica opposta a Ancona, dove aveva sede una piccola casa editrice chiamata TransEuropa alla quale avevo inviato il mio primo manoscritto. E era la casa editrice presso la quale aveva operato fino a un paio d'anni prima Pier Vittorio Tondelli, scrittore, ma anche talent scout, editor e consigliere di giovani. Autori e il suo lavoro di ricerca proseguiva all'insegna di un confronto inesausto fra autori che oggi definirei senz'altro tutti quanti ragazzi, ma quando hai 17, 18 anni, quando ho cominciato a frequentare quell'ambiente, chi ne ha 25, 28, 30, ti sembra ovviamente una persona molto più grande di te, molto più esperta. E... Da una parte quindi il lavoro per il giornalismo che era tutto basato su avere una prosa ficcante, efficace sul breve, eh, fatta di frasi a effetto o comunque frasi a effetto, un'espressione, no, le, una connotazione negativa, diciamo eh, frasi che risultassero efficaci anche dalle primissime righe. Per quanto riguarda invece il lavoro che si faceva in casa editrice, questo lavoro era molto più filosofico, direi, rispetto a quello della scrittura giornalistica. Si provava in maniera eh, continua a riscrivere, un po' come avveniva negli esercizi di stile di Raymond Queneau, eh, a riscrivere un testo cambiando il punto di vista, eh, cambiando l'empatia che si provava nei confronti dell'uno dell'altro personaggio, eh, quindi un lavoro molto più lungo, molto più sperimentale. Per, va da sé un giornale, come in quel caso un mensile, deve essere in edicola ogni 30 giorni, eh, mentre invece il uh, romanzo di un. Giovane autore eh, non ha una data di consegna precisa, il lavoro può andare avanti due, tre e eh, più anni. E quello che è successo quando uscì il mio romanzo d'esordio, Jack Frusciante uscito dal gruppo, fu che cominciai a leggere articoli che parlavano della mia scrittura, cosa abbastanza sorprendente, contando che la prima tiratura del libro era stata misurata alle dimensioni di una, di una piccola casa editrice, uscì in 200 copie all'inizio e poi un'edizione dopo l'altra è ha passato un milione, ma questo eh, è avvenuto soprattutto vedendomi nello specchio per così dire, ovvero scoprendo che cosa gli altri pensavano di quello che io avevo scritto nel mio intimo per pochi. E, ho imparato di far parte del genere generazionale, ho imparato di far parte della letteratura pulp, ho imparato che cosa significava per i giornali giovanilista, tutte cose che non facevano parte del mio universo mentale. Le, I generi, le categorie per me avevano a che fare con qualcosa che si trovava sulle antologie del di letteratura per le scuole superiori, per aiutare i neofiti, i giovani lettori a orientarsi nel grande mare delle proposte letterarie, esperienze letterarie differenti, delle diverse epoche, eccetera. Quello che posso dire è che non mi sono mai sentito parte di una scuola o di un genere, anzi ho sempre amato molto come lettore eh, quegli autori capaci di spaziare tra ispirazioni diverse. Credo anch'io di aver ispirato la, la mia carriera sin qui a questo principio di proporre ai, ai lettori testi di, di natura diversa tra loro. L'unico genere che sento di riconoscere come staccato eh, dagli altri ha a che fare con la scrittura legata a quella che è una mia grande passione, che sono i cammini, i viaggi a piedi. E in quel caso uso delle soluzioni stilistiche particolari, in particolare la l'impiego della seconda persona singolare, cioè parlare al lettore come se fosse eh, di fronte a te o si stesse effettivamente specchiando nella pagina. Eh, tu sei indeciso se partire, tu metti nello zaino questo e quest'altro, tu e i tuoi amici salite spalla a spalla la collina curiosi di scoprire come si presenta la nuova porzione di mondo. E' è una, una soluzione che naturalmente non ho inventato io, ma come tutte le soluzioni che gli scrittori adottano, è stata scoperta come lettore, in particolare in un libro eh, molto popolare nella prima metà degli anni 90 che si chiamava Le mille luci di New York di J. McKinnery. Spesso si dice che ormai l'unico genere rimasto nella narrativa postmoderna, nella narrativa del XXI secolo, l'unico genere rimasto riconoscibile sarebbe il giallo, con tutte le sue sottocategorie o macrocategorie. Eh, ripeto, credo che il piacere della lettura e doppiamente quello della scrittura abbiano a che fare con il concetto di libertà. Eh, Dividere i piaceri per generi, per categorie, rischia di essere abbastanza limitativo. Certo, possono essere utili come orientamento generale, ma quando, quando ci piace qualcosa, soprattutto in, in quest'epoca in cui crediamo che i confini siano fatti per essere superati e i muri per essere... Abbattuti, beh ecco, la libertà prevale decisamente sulla necessità di catalogazione. Grazie Enrico. Quindi la libertà prevale sulla necessità di catalogazione, anche se poi a scuola inevitabilmente dobbiamo catalogare. Quindi abbiamo parlato di generi letterari, abbiamo parlato di linee letterarie, ora vorrei parlare di nuove tendenze della letteratura. E vorrei farlo con Chiara Valerio, che oltre ad essere una scrittrice è anche editor della narrativa italiana per Marsiglio Editore. E vorrei chiedere a te, a Chiara, che ti trovi a leggere tantissimi manoscritti ogni anno e a selezionarli, si possono individuare delle nuove tendenze nella letteratura oggi? Tra l'altro, la pandemia. Ha avuto impatti su tutta la società, ne ha avuti anche sulle nuove tendenze letterarie? Grazie Alessandra Porcelli, grazie, grazie a tutti. Io mi chiamo Chiara Valerio, eh, sono scrittrice italiana e ehm, lavoro come editor della narrativa italiana e dei classici eh, da eh, Marsilio. La questione che eh, mi interessava sottoporvi oggi sono le linee: se, se, se è possibile parlare di linee, ma di solito le linee editoriali si ingarbugliano, e questo in fondo è la cosa avventurosa dell'editoria: eh, se ci sono delle, eh, dei temi comuni al allora alla, uh, alla, narrativa, alla narrativa italiana. Allora, la prima questione è che è tutto molto uh, cambiato come tematiche da prima e dopo il COVID. In, sembra, diciamo, che questo. Cosa che in qualche modo uh, dice che il Covid è stato davvero pervasivo nelle, nelle nostre vite. E penso sempre che chi fa politica dovrebbe in qualche modo leggere uh, molti manoscritti di narrativa italiana perché si capisce dalla. siccome scrivono tutti, perché si suppone che uh, la scrittura sia un'arte che non presuppone tecnica, perché è fatta con, le stesse, con gli stessi elementi con i quali, con i quali parliamo, che sono, che sono appunto le parole. Um, Invece presuppone una tecnica, però scrivono appunto tutti perché suppongono che non la presupponga. Supponiamo forse anche tutti, anche quelli che poi lo fanno di mestiere quando cominciano, che non presupponga tecnica. Uh, di solito, ovviamente, questa è una tecnica che si acquisisce con. Uh con la lettura. Di solito leggere uh, aiuta in qualche modo a capire come si costruiscono le parole, perché poi gli scrittori e le scrittrici da sempre cosa, cosa fanno? Fanno una cosa bellissima, uh, ci vengono dati gli alfabeti, uh, dalla scuola pubblica, dall'istruzione pubblica ci vengono date le parole e gli scrittori è come se facessero delle frasi o costruissero una grammatica uh, sentimentale con le parole. Quindi si potrebbero prendere blocchi interi da Edith Wharton o da Alberto Moravia o da Niccolò Ammanniti e pensare ok questa cosa questa cosa la dico così. Uh, questo un pochino per pensare a quella cosa stupenda che mi è sempre molto piaciuta di Giovanni Damasceno, uh, che diceva, anzi si vantava, diceva che diceva non dirò nulla di mio. Ecco, io penso che non dirò nulla di mio potrebbe essere un esergo mh, a tutta la letteratura uh, e di sicuramente Giovanni Damasceno lo mette a esergo della letteratura uh, di epoca bizantina. Comunque, uh, mh, le questioni, diciamo, che um, si, si potevano notare, potevano essere... Potevano, um, Uh, potevano affiorare dei manoscritti in narrativa italiana uh, prima del Covid, erano um, questioni diciamo, abbastanza intimiste. Quindi uh, i manoscritti riguardavano la paternità moltissimo, uh, la maternità moltissimo, l'infelicità coniugale moltissimo, la difficoltà di uh, relazione ed amicizia, moltissimo. Um, poi c'è stato il Covid, in qualche modo ci siamo tutti trovati dentro la difficoltà o la facilità, la dolcezza o la non dolcezza. Delle nostre relazioni, chi le aveva, uh, e sono cominciati ad arrivare romanzi uh, che posso definire storici, quindi in qualche modo questo presente incomprensibile ha portato in chi scrive: o questo presente se non incomprensibile, di difficile comprensione, ha portato, si è portato dietro la volontà di raccontare storie intorno a personaggi edificanti o poco edificanti che appartenevano alla nostra storia patria e non solo a storia patria. Non sto parlando di saghe, le saghe familiari ci sono sempre. State sono anche state editorialmente molto fortunate. Ma sto parlando di persone che ricomincio sempre partendo da se stessi, perché ovviamente Lio è un punto di vista eh, privilegiato e facile perché non solo appunto la scrittura non presuppone tecnica, ma uno c'ha se stesso che guarda il mondo e, pens e pensa probabilmente di questo se stesso che guarda il mondo che sia affidabile. Ovviamente Socrate, in quel conosci te stesso, ha non, ha, non ha conchiuso la frase, cioè conosci te stesso sì, ma non significa che il te stesso che conosci sia affidabile. Um... Quindi ci sono storie che riguardano appunto il passato e che partono dalla, um, da vicende familiari, quindi in qualche modo la micro storia che incontra la grande storia, storia di nonni che hanno fatto la resistenza, storia di nonni che sono stati collaborazionisti, storia di nonne che hanno in qualche modo uh, contribuito alla lotta per, uh, per il diritto d'aborto, uh, storie di zii che erano abbastanza strani, che non erano in realtà solo strani ma poi si rivelano omosessuali o di zie che si sono Fatte suore, e in quel convento, in quel particolare convento, hanno trovato una nuova dimensione, diciamo, di conoscenza. Eh, quindi c'è qualche modo, diciamo, se c'è una tendenza. Ma appunto ripeto, le linee narrative sono sempre ingarbugliate: c'è una tendenza, diciamo, di ritorno a quello che classicamente si chiama. Uh, Classicamente è il romanzo storico. Ovviamente, noi abbiamo una grandissima tradizione di romanzi storici. L'unico, eh, probabilmente non l'unico, ma il più importante romanzo che studiamo tutti quanti a scuola è appunto I Promessi Sposi, che, letto bene, e è una storia, in parte, è un romanzo bellissimo. Quando l'ho riletto nei miei. Nei miei 38 anni per adattarlo per uh, Ad Alta Voce di Rai Radio 3 mi sono resa conto che avevo avevo perso tantissime sfumature, una delle quali è che in fondo è più un romanzo fondativo, fondazionale, possiamo dire, della letteratura italiana, uh, ha al centro, che si chiama I Promessi Sposi, ha al centro una strana uh, ambiguità, perché in fondo a un certo punto Lucia Mondella, per salvare per um, Renzo Tramallino dalle sue, dalle sue vicissitudini dice che nel caso Renzo Tramallino si salvi lei non, li, non giacerà mai con lui quindi in fondo in un romanzo che si chiama I promessi sposi potrebbe essere un romanzo fantasy perché Lucia Mondella decide che non la darà mai a Renzo Tramallino, a Renzo Tramallino o questo almeno promette, promette alla Madonna quindi quello che è successo oh, dopo i due anni in cui siamo stati chiusi e che eh, io ritengo alla fine una cosa positiva è che l'io non ci basta non ci basta più. Le nostre vicende personali non ci sembrano più tanto rappresentative. E in qualche modo forse l'unica cosa, eh, cosa positiva è che questa, di, questa, di questa pandemia, o la cosa più eminentemente positiva di questa pandemia, è che abbiamo riacquisito il senso di comunità che nelle storie, che nei romanzi, passa attraverso appunto una, uh, una, un, ripercorrere, un ripercorrere la storia. Ci sono anche l'altra cosa che è un po' andata a scemare uh, almeno per il mio, mio punto di vista, che ripeto è quello della casa editrice Marsilio, ma io leggo da 1500 ai 1700 manoscritti l'anno, quindi è un, un, diciamo è un punto di vista uh, ragionevole se non significativo, è che uh, abbiamo, smesso, so, uh, uh, abbiamo smesso di scrivere uh, romanzi, romanzi fantasy, in qualche modo la realtà ci si è presentata in maniera talmente fantastica e imprescrutabile che uh, il, il genere fantasy ha um, diciamo finito la sua fortuna eh, sono tornati moltissimo i gialli ma d'altronde in cui noi abbiamo raccontato un pezzo di storia sociale quindi la cosa che posso dire dal punto di vista mh, mh, da questo particolare punto di vista della narrativa italiana di Marsilio è che il, è, sono tornati diciamo, i romanzi storici grazie Grazie Chiara, quindi l'io non ci basta più, si sente il bisogno di recuperare un senso di comunità anche nella letteratura e mi ha aperto una prospettiva molto interessante perché io stessa negli ultimi due anni sono diventata una canita lettrice di romanzi storici molto più che in passato, ma non mi rendevo conto in questo modo di contribuire al generarsi di un trend. Quindi abbiamo parlato di generi letterari, abbiamo parlato di nuove tendenze, quindi abbiamo iniziato anche a occuparci del rapporto fra eh, scrittori e scrittrici e il mondo dei fruitori e dei lettori. Quindi stiamo iniziando a occuparci del tema della comunità culturale e letteraria. Ecco, vorrei affrontare la questione con Paolo Cognetti, premio strega 2017. Vorrei farlo con te, Paolo, perché tu hai fatto una scelta eh, importante che è stata definita anche una svolta ad alta quota per la tua decisione di andare a vivere in montagna e per l'ambientazione dei tuoi romanzi. E quindi vorrei chiederti, è stato un isolamento volontario e come si coniuga eh, questa tua scelta con la necessità di rimanere in contatto con il mondo? Eh, dei fruitori, dei lettori con la comunità letteraria e culturale fatta anche di festival, di eventi di social per esempio Buonasera Alessandra buonasera a tutti i docenti che ci stanno ascoltando eh, io vivo una situazione un po' particolare di scrittore intellettuale direi insomma con, eh, uso questa parola nel, nel senso più, più, più comune di persona che lavora con, con l'intelletto che in parte vive nella società, però in buona parte ne vive anche fuori. Sono andato ad abitare in montagna ormai da diversi anni, da 15 anni. Non solo questa è una scelta della mia vita privata, ma è diventata quasi inevitabilmente una scelta della mia vita di scrittore, una scelta di temi, di luoghi, di paesaggi, di umanità che racconto nei miei ultimi libri. Eh, volente o nolente mi sono reso conto di essere stato tanto identificato con la montagna, benché io non abbia mai desiderato particolarmente essere uno scrittore di montagna, io volevo e voglio essere uno scrittore, questo è stato sempre il mio grande desiderio, però quello è il mondo che mi sono ritrovato a raccontare. In un'epoca un po' strana per andare a vivere in montagna, forse perfetta per andare a vivere in montagna, nel senso che mai come oggi è ossessiva la presenza, eh, ci viene richiesta ossessivamente la nostra presenza di, di, di intellettuali, di commentatori, di cittadini nell'arena, in questa arena pubblica che è costituita da fondamentalmente i social network, però poi nel nostro caso di scrittori per fortuna anche luoghi un po' più di approfondimento come i giornali, come a volte le televisioni, come i mezzi di, di comunicazione. Ecco, quindi il, la domanda nel mio caso è come si trova un equilibrio tra questo desiderio di isolamento che fa parte del mio carattere, ma fa parte anche di una reazione ai tempi che stiamo vivendo e che in parte mi... Sento come un pericolo, mi danno fastidio, mi dà fastidio tutto questo grande brusio di fondo, questo grande chiacchiericcio che ci circonda, sento molto il bisogno di qualità nella, nei discorsi che facciamo, più che di quantità e di presenza. E, e quindi, come si può allo stesso tempo, esserci eh, nel discorso pubblico da scrittori, però tenendo, le, le, tenendo delle giuste distanze, tenendo delle salutari distanze. Ecco, a me viene da dire che la montagna è non solo il luogo in cui sono andato ad abitare, ma il luogo che mi nutre, con i suoi, con i suoi esseri viventi, che non sono solo esseri umani, in particolare in autunno gli esseri umani spariscono e la compagnia diventa quella del, degli alberi, degli animali, delle acque. Potrebbe sembrare un discorso particolarmente poetico, ma invece a me sembra anche un discorso particolarmente urgente, in tempi come i nostri, in cui c'è una nuova attenzione a quello che non è umano. Eh, e spesso se andiamo in libreria o se guardiamo che cosa ci viene raccontato dai giornali, tele dalle televisioni, ci accorgiamo che nei nostri tempi c'è una sensibilità nuova verso il mondo animale verso il mondo vegetale, penso per esempio ai bellissimi ai libri di Stefano Mancuso, penso a, a tutti i libri che vengono scritti oggi sul cambiamento climatico, al lavoro di Luca Mercalli, a quanti libri anche in narrativa, anche nel romanzo oggi si stanno occupando di che cosa significa essere albero, essere animale, essere fiume. Ecco, io mi sento un osservatore privilegiato di questo mondo, perché sarebbe un po' strano vivere in città e scrivere di cosa significa essere albero, essere animale. Invece io quando sono in montagna ne sono circondato da questi altri viventi e quindi mi sento come uno, uno studioso, un osservatore che ha a disposizione un mondo che chi vive in città non ha e ha il dovere e anche il privilegio di poterlo raccontare chi magari è in città. Allora, eh, per esempio, oggi io vengo spesso intervistato su che cosa significa cambiamento climatico, come lo osserviamo nella nostra vita quotidiana che cosa sta cambiando praticamente materialmente in montagna. E spesso mi sento uno che racconta queste cose a chi è molto lontano da qui e del cambiamento climatico può solo leggere eh, sui, sui giornali. E allora un po' un ambasciatore e un interprete di questo mondo per chi non lo conosce bene. Dopodiché ho deciso di non esserci sui social, non è una scelta snob questa, è una scelta che io sento come una mia eh, tutela, come una scelta di salute. Sento che è un luogo molto pericoloso in generale per tutti, per me in particolare. È un luogo molto invadente dove si rischia di dire troppo, di, di, di essere troppo superficiali, di commentare troppo sull'onda del sentimento, della reazione del momento, dove non c'è tanto lo spazio per la riflessione. E allora, per mia. Eh, così, per mia tutela, io scelgo di starne fuori e di usare forse mezzi più tradizionali, come la scrittura di un articolo magari di due o tre pagine, che non è tanto la lunghezza dei nostri tempi, però io sento che per me è sano eh, lavorare così. E allora ecco, mi sento un po' un inviato speciale, ci sono quelli inviati dalle, dalle zone di guerra, ci sono quelli inviati da angoli eh, lontani del pianeta, io sono un inviato dalla montagna. Che racconta com'è vivere vicino al bosco, vicino al cielo, vicino alle stagioni che, che cambiano, vicino al clima che cambia, e lo racconta a chi sta in città un po' più dentro al mondo rispetto a me, però lontano da queste formazioni a cui io posso accedere. Non è una scelta di isolamento, non è una scelta di stare fuori dal mondo, ma in una posizione un po' appartata dove però ci sono delle cose importanti da raccontare. Ecco, così, così mi sento io e così sento il, il mio ruolo di, di scrittore di montagna nel 2022. Grazie e arrivederci a tutti. Grazie Paolo, quindi un inviato speciale ti sei definito, direi molto speciale, un ambasciatore che ci aiuta a tenere il contatto con quelle dimensioni che a volte la frenesia della vita cittadina ci fa perdere. Abbiamo parlato di luoghi e io vorrei continuare a parlare di luoghi non soltanto fisici ma anche metaforici e vorrei farlo con Mario Desiati, premio strega 2022, con Spatriati. E prima di lasciare la parola allo scrittore vorrei leggere l'incipit del suo ultimo romanzo. Quando un fronte d'aria fredda incontra a terra una massa d'aria calda, quest'ultima si alza al cielo. Nascono i temporali, fioggia e fulmini, acqua e fuoco. Non ho mai capito chi tra i due fosse il caldo e chi il freddo, ma mi ritengo fortunato di aver incontrato il mio fronte opposto in Claudia Fanelli, la spatriata, come qui chiamano gli incerti, gli irregolari, gli inclassificabili, a volte i balordi o gli orfani, oppure celibi, nubili, girovaghi e vagabondi, o forse, nel caso che ci riguarda, i liberati. Mario, tu metti in scena nel tuo romanzo una generazione fluida, una generazione alla ricerca di un'identità spatriata, sradicata. Ecco, vorrei chiederti quanto è importante il radicamento per uno scrittore di oggi, radicamento non soltanto in un luogo fisico, ma anche in una famiglia o in un'appartenenza linguistica. La condizione di spatriati è una condizione che connota gli scrittori della tua generazione? Buonasera Alessandra e buonasera a tutti, eh, grazie, insomma, di, per avermi fatto partecipare anche se a distanza um, a questo bellissimo e intenso incontro. E, mh, io mh, sono stato un po' stimolato dal tema dello sradicamento, che sicuramente è quello che un po' viene fuori anche quando si, si parla del romanzo che ho scritto Spatriati. Io non credo molto nella parola, nel, nel fatto che esistano scrittori sradicati e scrittori non sradicati quando si parla di letteratura. Credo che tutti vivano un, lo sradicamento da un luogo. Eh, parlo in questo caso di un luogo metaforico, perché comunque la letteratura, leggere un romanzo, affrontare una storia, vivere un'esperienza, vedere un film, comunque ti cambia il modo dello sguardo. Ti cambia lo sguardo e quindi cambiando lo sguardo ti sposta da una parte all'altra. Poi esistono però gli sradicamenti fisici, quelli dell'esilio, persone che sono dovute andare via per ragioni politiche oppure che sono emigrate e quindi hanno per ragioni a volte esistenziali, per ragioni eh, sociali, per ragioni economiche, per fame e raccontando una storia di personaggi che decidono di lasciare il posto dove sono nati probabilmente, inevitabilmente anzi. Si crea uh, uh, il dualismo su quello che si era prima e quello che si era dopo. Cioè da che origine, da che identità si parte? La propria patria, che cos'è? Non è soltanto fosse un luogo con un confine preciso, con una, uh, con una lingua, con una sua struttura. Uh, di solito la patria può essere invece un, un, un territorio di convenzioni dalle quali, quali andare via, uh, perché troppo lontani dalla propria, dalla propria identità, perché l'identità in qualche modo è un viaggio, un viaggio che comincia quando noi nasciamo, eh, imparando, introiettando la cultura che ci hanno dato, che ci hanno dato la nostra famiglia, che ci hanno dato il posto dove siamo cresciuti, la lingua con la quale, con la, con la quale siamo, eh, con la, che abbiamo sviluppato nel corso della nostra lingua, della, della, nostra, della nostra vita, ma allo stesso tempo anche l'identità è un viaggio, un viaggio che avviene attraverso gli tanti piccoli e grandi sradicamenti che noi viviamo quotidianamente, perché ogni volta che il nostro sguardo cambia, cambia con un piccolo taglio a quelle che sono le nostre radici. Ma allo stesso tempo definire questo come un tema generazionale potrebbe sembrare, io sono un po' dell'idea che definire lo sradicamento un tema generazionale è probabilmente uh, una forzatura. Che lo sradicamento, secondo me, è un tema della letteratura di ogni tempo. E, in fin dei conti, aveva il, nostro, il padre della letteratura italiana era uno sradicato per eccellenza, Dante Alighieri, visto, visto il suo esilio e quindi lo, lo era proprio di per sé nella sua, nella sua natura. Lo sradicamento rappresenta probabilmente un tema, come dire, un romanzo generazionale, è un, un romanzo scritto. Un tema generazionale è come dire un tema, anche questo. Generale, che è stato affrontato, se non da tutti, da gran parte degli scrittori. Oggi definire in qualche modo la differenza fra un sradicato e uno spatriato può essere anche un piccolo esercizio di uh, un piccolo divertissement che viene fuori raccontando la genesi, la storia del romanzo che ho scritto. Perché gli spatriati si, racconta, si raccontano le vicende di due persone che. Um, Percorrono questo viaggio della loro identità, attraversano vari conflitti generazionali, vari conflitti con i luoghi da cui provengono e cercano in qualche modo una, no una nuova patria, un nuovo luogo dove stare. Lo sradicare c'è un'azione anche, come dire, di spostamento da fuori verso dentro, in questo caso, nello spatriarsi, c'è questo invece spostamento da dentro a fuori. È una scelta che nasce non da eh, esigenze esterne, ma nasce da esigenze interne. Quelle di cambiare in qualche modo il proprio sguardo e di cercare eh, legami, luoghi, forse addirittura anche una lingua un po' più vicina alla propria visione del mondo. E questo credo che sia un po' la sfida di tantissime persone che ogni giorno cercano di scoprire un lato, un lato oscuro, un lato che può apparire irraggiungibile che Come scrivevano in quel bellissimo carteggio Natalia Ginsburg e Alba de Cespedes, di solito è in fondo a un pozzo, un pozzo di cui noi, che noi temiamo, insomma, nel guardare fino in fondo per capire se davvero quel puntino nero potrebbe essere in qualche modo simile alla nostra anima più nascosta, fosse l'anima di uno sradicato oppure l'anima di uno spatriato. Grazie e buonasera a tutti. Grazie Mario, mi piace molto quest'ultima sottolineatura sulla differenza fra sradicati e spatriati, una differenza fra forze che agiscono dall'interno o dall'esterno. E in effetti la nostra letteratura inizia proprio con un grandissimo sradicato. Con l'intervento di Mario Desiati si chiude l'evento di oggi. Non mi resta che ringraziarvi per la partecipazione numerosissima e darvi appuntamento ai prossimi eventi di letteratura oggi. Ma vi avevo promesso una sorpresa e quindi ora lascio spazio alla lettura di un brano tratto. Eh, dal cortile a Cleopatra di Fausta Cialente, un brano che è presente nella nostra storia della letteratura, letteratura oggi, e come ricordava Dacia Maraini, questa è una di quelle autrici purtroppo spesso dimenticate dal canone letterario. Pertanto vi lascio alla lettura. Seduta sul ramo basso del fico, la scimmia sorvegliava Marco, che dormiva lì sotto sdraiato all'ombra festosa e ondeggiante delle foglie. Dormiva con la bocca aperta e aveva sul petto la camicia sbottonata e macchie di sole. La scimmia lo guardava, seduta come una donna, i gomiti sulle ginocchia. Ogni tanto si tastava il ventre e se lo spulciava oppure frugava col dito nel guscio vuoto delle nocciole che aveva raccolto nel cavo del tronco. Vecchio, il fico, e polveroso. Piccoli fichi e immaturi, quasi bianchi. La scimmia li stuzzicava e sembrava che sorridesse. Quando ne ebbe staccato uno, strizzò con le dita brune un po' del succo lattiginoso dove aveva rotto il picciuolo. Guardò in basso e lo lasciò cadere sulla testa di Marco. Egli avversò gli occhi e in alto vide confusamente la scimmia, il figo e il sole. Ah oh, brutta bestia, disse. Si levò a metà e lanciò un sasso. La scimmia soffiò a bocca aperta e rosa, mostrando le gengive scure, i denti gialli. Marco si era voltato sull'altro fianco. Ai, fece. La terra del cortile era dura. Le piccole case intorno, basse a piano terra, decrepite e miserabili, avevano tutte le loro storte persiane chiuse. I piselli in fiore si arrampicavano sul muro rognoso. Il vento ogni tanto gliene portava il profumo sul viso e faceva stormire il fico. Senti strisciare i piedi nudi dell'arrotino che se ne andava con la ruota sulla spalla. Lungamente quella ruota. Aveva girato cicolando, mossa dal piede nudo dell'uomo, per arrotare tutti i coltelli di casa e quelli dei vicini. Si figurò una lite tra sua madre e le altre donne del cortile, adesso che i coltelli avevano tutti il filo dritto, fresco e lucido. Aperse gli occhi un momento e vide la routine uscire, accostare il cancelletto di legno che dondolava sui cardini, poi sentì lontano il suo grido nasale. Che uomo, pensò. Viene qui ad affilare i coltelli e se ne va, pagato, come se avesse fatto una cosa onesta. Calde e umide le prime ore del pomeriggio. Di nuovo silenzio all'ombra del fico. Egli si addormentò e sognò di sangue. Sangue di polli sgozzati, di conigli sventrati, di montoni squartati. Il mare, ingrossato dal vento, si mise a battere contro il muro a nord. Aveva inghiottito tutta la spiaggia, gli parve, e voleva entrare adesso, rombando, schiumando, e portarsi via le tracce di quel sangue innocente. E lui, Marco, nient'altro poteva fare se non arrampicarsi sulla cima del fico, là dove l'aspettava la scimmia sconsolata. Voci di fanciulle nell'aria, d'improvviso. Vennero a placare tanto disordine. Erano voci fresche che andavano e venivano da un muro all'altro del cortile quadrato e, come fili, tessevano per il suo sonno un cielo di pace. Il mare si quietò dietro la casa, i fiotti di sangue seccarono nella polvere. La scimmia s'appese al ramo e dondolò con la testa in giù, gridando di gioia. Le fanciulle si parlavano da un balcone all'altro e il loro accento est mediterraneo non gli dispiaceva nell'ora della siesta. Solamente egli credeva ancora di sognare e gli passò molto tempo prima di poter capire che Dina, la figlia del pellicciaio ebreo dal balconcino, parlava alla serva che stendeva il bucato sul terrazzo della casa. La rimproverava ad aver lasciato le spille di legno sulla tavola della cucina, così il vento avrebbe buttato giù a spazzare la terra le lenzuola bagnate che si dovevano poi risciacquare. Rispondeva la servetta. La pellicciaia glielo diceva sempre che non aveva testa e suo padre, il pellicciaio, diceva chi non ha testa abbia gambe. Era stanca, lei, lei serva di scendere e salire. Tante volte le aveva fatte quelle scale che semenavano in paradiso ci doveva essere arrivata da molto tempo. L'inferno, invece, ma rideva. Un'altra finestra di faccia s'aperse sbatacchiando le scolorite persiane contro il muro. Ogni volta pezzi di intonaco si staccavano e cadevano. Compariva Aiganusha, figlia del calzolaio armeno, lisciandosi con le palme i lucidi capelli neri divisi in mezzo da una riga bianca. Intanto Dina aveva chiamato Polissena perché buttasse giù la corda a legare il sacco delle spille, così avrebbe finito di lagnare con quella voce acuta che le dava sui nervi. Tu sì che hai il cuore dolce come il miele, signorina, gridò la servetta. Il vento faceva schioccare le lenzuola bagnate che le frustavano il viso. Aiù, come s'è ingrossato il mare a vedere. Pesce che non avremo domani, disse gravemente Aiginush. Vuol farci credere che ne mangia essa. Mami al pomidoro e il riso, e ancora. Sfacciata, vuoi tenerla in bocca la tua linguaccia? Dina esclamò oh sottovoce desolata, sporgendosi fuori dal balconcino di legno che pendeva un po' a sinistra, per vedere l'insolente là sul terrazzo, ma vedeva soltanto un'ombra interna scarmigliata. Sappiamo che non è per miseria e che potreste mangiarvelo tutto il pesce di questo mare, ma chi tiene la moneta sotto il cuscino e ci dorme sopra pettegola non mangia pesce. Il riso filò e si perse dall'altra parte del terrazzo dove Polissena era andata a stendere la roba. Aiganush stava irritata con i gomiti sul davanzale e il mento sui pugni chiusi. Nel viso corololiva oliva matura ella dipingeva di fresco dopo la siesta una bocca in rosso asiatico, un poco giallo e dello stesso colore incipriava i suoi zigomi alti e grossi, strisciando verso le tempie. Su quel fondo violento, i suoi lunghi occhi di un nero complicato e sporco, il naso curvo, che aveva profonde narici scure, umide e inquiete, minacciavano Dina, responsabile della serva maldicente. Inoltre, il vecchio muro dove si apriva la finestra di Aganusce era pitturato all'esterno di un rosso guerriero e sulla parete chiara in fondo alla camera Dina, spaventata, vedeva il drago nero di legno verniciato che teneva rabbiosamente tra le zampe la coda lo specchio di Aeganush, terribile specchio dentro il quale lei, Dina, non avrebbe mai osato guardarsi.